Ciao ragazzi, benvenuti in Castalimenti. Siamo qui all'interno del laboratorio Sale e Pepe per una nuova puntata di Impara insieme ai nostri docenti. Oggi cosa andremo a fare, Filippo? Allora, oggi insieme, a seguito di molte vostre richieste riguardanti questo argomento, andremo a realizzare la pasta sfoglia. Abbiamo deciso di proporvi una metodologia particolare di realizzazione che viene definita sfoglia olandese oppure sfoglia con metodo veloce, siccome ha, come vedrete, ha una realizzazione abbastanza semplificata rispetto al classico procedimento della pasta sfoglia. Lui è sempre Filippo Falciola e lui è sempre Gabriele Bozio. Pasta sfoglia olandese o metodo veloce. Abbiamo scelto questa tecnica per, diciamo, tra tante per la realizzazione della pasta sfoglia perché è molto molto interessante ed efficace. Ovviamente la pasta sfoglia ha quattro ingredienti semplicissimi che messi insieme con la tecnica appunto di lavorazione si ottiene quello che è una stratificazione. Questa stratificazione è proprio il fulcro della nostra pasta sfoglia, quindi creare degli strati che poi permetteranno di avere quello sviluppo più o meno elevato a seconda appunto della nostra necessità, perché possiamo scegliere di avere sfoglie che sviluppano molto di più o sfoglie che sviluppano molto di meno. Ma il cuore del nostro impasto non è nell'ingredientistica, perché appunto sono quattro ingredienti molto semplici, ma è proprio nella tecnica di lavorazione. E questa tecnica, nonostante vada un po' fuori dai canoni classici della pasta sfoglia, vedrete che vi darà dei risultati molto molto interessanti. Cosa abbiamo come ingredienti? Allora, come ingredienti in tutte le tipologie di pasta sfoglia, indipendentemente dal metodo, avremo sempre farina. Una farina di media forza, quindi diciamo indicativamente un 300 di W. Importante anche che abbia una buona estensibilità, che ci aiuterà sicuramente in tutte le fasi di lavorazione. Burro, acqua e sale. Sale che non avrà solo una funzione organolettica, quindi sì, porterà sapidità alla nostra pasta sfoglia, però farà anche altre due cose importantissime. Durante l'impastamento andrà a stimolare quella che è la formazione della maglia glutinica, che poi ci servirà sia durante la lavorazione e sarà fondamentale per lo sviluppo in cottura. Inoltre, sempre durante la fase di cottura, ci aiuterà a dare più colorazione, quindi aiuterà a dare una colorazione più intensa al nostro prodotto, partecipando attivamente alla reazione di Maillard. In questa ricettazione dove non abbiamo zucchero, la presenza o meno del sale è fondamentale e la differenza che andremo a notare nel prodotto cotto è sostanzialmente differente. È molto differente. Ovviamente questo sale va sciolto nell'acqua perché è talmente poco come quantità e vedrete che l'impastamento è talmente veloce che non riuscirei a scioglierlo durante le fasi di impastamento. Partiamo con farina all'interno del nostro caldaio. Ovviamente, come per la maggior parte degli impasti di questo genere, utilizziamo il gancio che aiuterà appunto ad impastare senza scaldare troppo il nostro prodotto e permetterà appunto di amalgamare bene gli ingredienti. Intanto che Filippo appunto sta sciogliendo il sale nell'acqua, l'acqua deve essere ben fredda, quindi ci metterà un attimino in più a sciogliere il sale, ma è importante che sia fredda. E l'altra cosa fondamentale, guardate qui, il burro. Il burro normalmente è un impasto a parte, tra virgolette, nella pasta sfoglia, quindi abbiamo il pastello che è la parte magra, fatta d'acqua e farina appunto, e il panetto che è la parte grassa. Poi nel mondo professionale abbiamo già dei panetti pronti, tra virgolette, quindi dei burri piatti, tecnologici, perfettamente plastici per poter essere utilizzati. A livello di ricettazione classica, il panetto non è nient'altro che un po' di burro impastato con della farina. Qui invece il burro è a tocchetti molto molto freddo. Questo l'abbiamo appena tirato fuori dal frigorifero, 2-4 gradi. Adesso capirete perché. Perché ovviamente questo burro in planetaria non si deve impastare, ma si deve in qualche modo disperdere nel resto dell'impasto. Quindi andiamo a mettere il nostro burro all'interno del caldaio e il nostro gancio ecco qua.
facciamo partire la macchina e subito andiamo ad inserire tutta l'acqua dove abbiamo sciolto il sale. Quindi farina, burro a tocchetti molto molto freddo e l'acqua all'interno del quale abbiamo sciolto il sale. Adesso guardate bene cosa succede nel giro di pochi istanti. Ovviamente questa lavorazione, anche se in maniera, diciamo, sicuramente un po' più imprecisa, però possiamo farla anche a mano sgranando il prodotto all'interno di un contenitore. La planetaria ci aiuta sempre a non scaldare troppo il burro, perché le nostre mani comunque sono calde, quindi lavorando con una planetaria sicuramente lo scaldiamo meno. Non è ancora finito l'impastamento, ma vi voglio far vedere cosa sta succedendo. Guardate qui all'interno. Abbiamo l'impasto che si sta formando, quindi l'acqua e farina che si stanno mischiando, e poi il burro, vediamo se ne becco un pezzo, eccolo qua, vedete che è ancora a pezzi, ovviamente più piccoli rispetto a quelli di prima, ma sicuramente anche a fine impasto non sarà impastato completamente. Ne approfitto per staccare bene dai bordi e completo in pochi istanti l'impasto. Cosa hai preparato intanto lì, Phil? Ti ho già preparato un foglio di nylon, di modo che al termine dell'impastamento potremo andare a confezionare la nostra pasta. Essendo nylon, sarà perfettamente impermeabilizzata dall'aria, così non si andrà a seccare. Questa è una cosa molto molto importante. Grazie. Per qualsiasi tipologia di pasta sfoglia, nel momento in cui la andiamo a ritirare in frigorifero, sia per la conservazione o per i vari passaggi di raffreddamento che ci serviranno per le varie stratificazioni, la nostra pasta dovrà sempre, sempre essere perfettamente coperta e isolata dall'aria. Vedete ancora un po' di farina, un po' di burro? Non preoccupatevi, è normale. Non andate avanti ad impastare, se no ottenete una pasta brisée. Quando il burro si impasta completamente in un impasto a base di acqua, farina e burro, si chiama pasta brisée. Qui invece vogliamo fare una sfoglia. Adesso cerco di dare una forma di parallelepipedo, per quanto sia possibile. Vedete che ci sono ancora proprio i pezzi di burro all'interno. E adesso serve il freddo, ma non solo, anche il tempo. Quindi dobbiamo lasciare i nostri enzimi che sono contenuti nella farina, li lasciamo lavorare, e il freddo, così il burro diventa più plastico. Ricordatevi sempre che la parte di acqua e farina deve essere estensibile e la parte di grasso deve essere plastica. Questo è l'unica cosa che dobbiamo sempre tener conto quando lavoriamo una pasta sfoglia. Non guardate l'orologio, non guardate le temperature. Estensibile e plastico. Questo è quello che ci permette di lavorare la pasta sfoglia. Bene, la nostra pasta sfoglia è uscita dal frigorifero. Dopo impastata l'abbiamo messa a raffreddare. Adesso la pasta è diventata estensibile, ma soprattutto il grasso è ritornato ad essere plastico. A questo punto non incominciamo ancora con le pieghe, ma dobbiamo prima creare un qualcosa di uniforme, quindi un impasto che abbia un'uniformità per poter essere poi laminato e ripiegato su se stesso. Quindi mi aiuto con un po' di farina per non farlo attaccare al tavolo, un altro po' di farina. E qui diciamo che se siete arrabbiati con qualcuno può essere un buon metodo per sfogarvi. Non preoccupatevi della forma, se si strappa o altro, preoccupatevi solo di ripiegarlo e cercare di dargli una forma. Quindi vedete, io qui l'ho già portato bello dritto, adesso lo vado ad allungare un po' nell'altro senso e poi lo piego di nuovo e avrò una forma regolare e squadrata, tale da poter proseguire con quelle che sono le lavorazioni successive, ovvero la laminazione. Vedete che non sto facendo fatica? Perché? Perché il grasso è plastico e il nostro impasto è estensibile. Se non è così, o fate tanta fatica, e quindi perché è molto duro il grasso, oppure l'impasto è elastico, altrimenti il contrario, quando il grasso è troppo morbido, vi si appiccica dappertutto. Chiudiamo ancora una volta. Allunghiamo leggermente.
e questo è pronto per essere messo di nuovo al freddo, abbattitore positivo, magari con un'aria leggermente più dolce, quindi non al massimo della potenza delle ventole, comunque sempre ben protetto dal nylon, oppure in frigorifero per il tempo che serve per portare il grasso. Vedete che il grasso adesso incomincia a diventare molle di nuovo, quindi vuol dire che lo stiamo scaldando, quindi dobbiamo rimetterlo al freddo per riportare il grasso ad avere la sua consistenza plastica e lasciare il tempo all'impasto, che adesso inizia a diventare elastico, che ritorni estensibile. Bene, adesso andiamo avanti con la lavorazione, è giunto il momento delle pieghe. Grazie mille. Ok, qui abbiamo il nostro impasto, avete visto che prima Gabriele con il mattarello è andato a renderlo omogeneo. Ora per andare a dare le pieghe lavoreremo con la macchina, perché ovviamente abbiamo necessità di essere più delicati e sicuramente la macchina, lavorando con due rulli uno sovrapposti uno sopra l'altro, è sicuramente molto più leggera e dinamica a dare pressione piuttosto che noi con il nostro mattarello. Adesso il nostro impasto ha riposato al freddo ed è tornato l'impasto estensibile e il nostro grasso plastico. Quindi siamo pronti per andare a dare le nostre pieghe. Inizieremo dando una piega a 3 e una piega a 4. Ricordatevi ragazzi che quando realizzate una pasta sfoglia non dovete pensare all'orologio, quindi a quanto tempo la lascio in frigorifero, a quanto tempo la lascio in abbattitore, a che temperatura. Dovete solo ragionare su che cosa avete in mano, quindi un grasso che deve diventare plastico e un impasto di acqua e farina che deve diventare estensibile. Chi lo fa diventare plastico il grasso è il freddo, non eccessivo se no diventa duro, quindi deve essere un freddo comunque ben misurato, e soprattutto chi fa diventare estensibile l'impasto, le caratteristiche della farina in primis, ma anche l'attività enzimatica appunto della farina stessa. Io intanto ho appena terminato di dare la prima piega, ho dato una piega semplice, quindi una piega a 3, vedete 1, 2, 3 stratificazioni. Adesso, importante, prima di procedere con la seconda, adesso andrò a dare una piega a 4, ricordatevi di girare di 90 gradi la vostra pasta, di modo da andare a stimolare la maglia glutinica in tutte le direzioni, di modo che poi, quando avremo il nostro impasto pronto, tenderà molto meno a ritirarsi durante la fase di cottura e riusciremo molto meglio ad andare ad uniformare tutta la materia grassa all'interno del nostro impasto. Importante non scendere troppo velocemente. Imparare a usare la sfogliatrice è una questione di tempo, bisogna usarla per capire e prendere la sensibilità, perché pur essendo una macchina, comunque dal momento che noi impugniamo il nostro timone sentiamo appunto la resistenza che fa la pasta dal rumore stesso e dal contatto della pasta con i rulli, e quindi riusciamo a dosare anche la chiusura dei nostri step durante l'abbassamento. Ok, così abbiamo dato la nostra piega 4. Ora, prima di andare a riporla, gli do giusto un ultimo passaggio, semplicemente per andare a schiacciarlo leggermente, a regolarizzare la superficie, in modo che poi quando l'andrò a riprendere dopo il riposo e il grasso sarà tornato più solido, non avrò problemi a farla passare sotto ai rulli della mia sfogliatrice. Quindi adesso, come detto prima, andiamo a confezionarla nuovamente molto bene nel nostro telo di nylon. La poniamo, grazie mille, nuovamente al freddo a riposare. Per quanto tempo? Fino a quando il nostro impasto non sarà tornato estensibile e la nostra materia grassa sarà tornata plastica. A quel punto potremo riprendere la nostra pasta e procedere con le successive pieghe in funzione della lavorazione che dobbiamo dare. Bene ragazzi, la nostra pasta sfoglia è pronta. Quindi abbiamo realizzato una pasta sfoglia con il metodo olandese,
e con questo impasto potremmo fare la maggior parte delle preparazioni con appunto come base la nostra pasta sfoglia, sia pasta sfoglia farcita che appunto della pasta sfoglia cotta naturale e poi farcita in un secondo momento. Nei prossimi video non mancate, perché parleremo del mito delle pieghe. Se ne sente di ogni in giro, chi dà la piega a 3, la piega a 4, la piega a 5, la piega a 6, poi i pasticceri sono molto creativi su questo, quindi se ne inventano una ogni giorno. Ma il concetto è capire sempre quello che succede, come noi siamo fermamente convinti qui in Castalimenti, quindi andiamo ad approfondire cosa succede e poi deciderete voi quante e quali pieghe dare. Quindi vi aspettiamo nei prossimi video, impara insieme ai nostri docenti. Alla prossima! Speriamo che il video vi sia piaciuto e vi ricordo, qualsiasi domanda lasciatela pure nei commenti. Ciao ciao! Ciao ciao! Ricordatevi ragazzi, non lo volevo dire. Ok, sì. Dove vai avanti?